In occasione della 31esima giornata mondiale del malato, la diocesi di Teramo Atri, la ASL di Teramo e il centro di ricerca della Fondazione Piccola Opera Caritas hanno organizzato un convegno dal titolo Fragilità, prossimità, sostenibilità e comunità, attualità e prospettive dell'assistenza sociosanitaria territoriale. L'evento, che si svolgerà il prossimo 10 febbraio a Giulianova, ha l'obiettivo di affrontare la tematica dell'assistenza territoriale in una visione moderna con particolare attenzione all'innovazione. Innovazioni organizzative, tecniche, tecnologiche più recenti. È un'occasione importante in preparazione alla giornata mondiale del malato che si celebra l'11 febbraio, ma soprattutto importante perché è al centro di una riflessione decisiva per il futuro dell'accoglienza e soprattutto dell'accompagnamento di ciò che Papa Francesco chiama cura. Tante volte mi sono permesso di ricordare, parafrasando il messaggio, alcune affermazioni di Papa Francesco: curare sempre e guarire se possibile. Riportare il malato, la persona sofferente, al centro della vita di una comunità è davvero una grande sfida della società contemporanea. Il convegno intende sostenere e promuovere la necessità di un potenziamento ed una riorganizzazione dell'assistenza territoriale per la presa in carico delle fragilità. Un tema particolarmente caldo anche dal punto di vista mediatico, a seguito della pandemia da Covid, che ha fatto emergere l'urgenza di dare risposte a milioni di persone portatrici di malattie croniche. Convegno vorrei essere un'occasione per riprendere la legge della riforma sanitaria che davvero aveva ipotizzato e profetizzato alcune scelte importanti. Sarà un'occasione per verificare la sua attuazione, ma soprattutto il bisogno di una cultura della salute che sappia veramente aiutare tutti a partecipare e condividere insieme le vicende umane, perché la malattia appartiene alla condizione umana e dunque tutta la comunità deve farsi carico della cura del fratello e della sorella che soffre. È un impegno importante, soprattutto pensando alla giornata mondiale del malato, per riscoprire il senso di appartenenza e di prossimità, come ci ha ricordato Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti.